Sì, sono 26 DASPO emessi nei confronti di altrettanti soggetti responsabili degli atti di violenza che si sono registrati prima dell'incontro di calcio Giulianova Teramo. Sono, se non vado errato, 19 nei confronti di Terramani e i restanti nei confronti di soggetti del Giulianova. Per il range di divieto va da 2 anni nei confronti, c'è anche un soggetto purtroppo minorenne, c'è un ragazzo minorenne e ci sono soggetti che erano già stati precedentemente gravati da altri provvedimenti simili, per cui la modulazione ovviamente si va dai 3 agli 8 anni di interdizione ad assistere alle manifestazioni sportive. In tutto questo, come vi dicevo in conferenza stampa, c'è un provvedimento anche di DACUR, che è il divieto di accesso alle aree urbane nei confronti di questo soggetto, che lo dico sorridendo, ma per la evidente, come dire, insomma, follia, girava per i locali di Teramo con un armato di mazza da baseball alla ricerca di segnalati tifosi giuliesi da pestare. Il pronto intervento dell'Ufficio Prevenzione Generale ha evitato che potesse succedere qualcosa di... Questo anche per dare il senso delle persone e del senso di sportività con cui andiamo ad avere a che fare. Provvedimenti totali però sono 36. Sono 36 provvedimenti totali, che purtroppo è un numero grosso, ma tant'è. Che riguardano anche, stava dicendo in conferenza, avvisi orali. Sì, nei confronti di 7 soggetti ho emesso anche degli avvisi orali, vista i comportamenti di uno di questi soggetti, quindi ovviamente è un invito a tenere un comportamento più consono al rispetto delle norme della civile convivenza.